Ci ha raggiunti Giorgia Meloni, leader, lo ripetiamo, di Fratelli d'Italia. Buongiorno. Salve, buongiorno a tutti. Buongiorno, buongiorno onorevole Meloni. Allora, ieri Fratelli d'Italia in piazza di fronte a Palazzo Chigi per la prima manifestazione italiana ai tempi del coronavirus nel rispetto delle norme di sicurezza, era al colpo d'occhio, era insomma un'immagine molto forte ma anche molto rispettosa. Adesso io le chiedo, visto che sui cartelli capeggiavano ovviamente delle scritte in rappresentanza delle varie categorie sociali, la prima domanda che le faccio è: quali categorie ieri avete rappresentato? E soprattutto, Salvini poi ha detto che i problemi non si risolvono con un quarto d'ora in piazza, cosa le risponde? Ma guardi, allora, categorie in piazza c'erano, insomma, ieri più o meno 60 nostri parlamentari, abbiamo scelto di fare una manifestazione unicamente con i parlamentari perché fosse chiaramente possibile organizzarla. Abbiamo un problema di linea? Ripristiniamo. Proviamo. Il collegamento con Giorgia Meloni, sì, che è collegata. Sì. Adesso sì, eccola qua. Sì. Prego. Dicevo, abbiamo Meloni. Deciso di organizzarla solo con i parlamentari perché chiaramente sì, fosse possibile farla mantenendo le distanze, mantenendo i presidi di sicurezza, non rischiando in alcun modo. Negli ultimi giorni io devo confessare, ho avuto molte richieste di persone che vogliono scendere in piazza, che vogliono manifestare il loro dissenso, che vogliono dire, che vogliono raccontare le loro storie difficili. Noi questo non ci potevamo assumere la responsabilità di farlo, perché sarebbe stato oggettivamente, insomma, irresponsabile. Abbiamo cercato un modo, perché siamo un partito politico e il nostro compito è rappresentare comunque quello che la gente pensa o quello che la gente chiede, e allora abbiamo cercato un modo che potesse comunque raccontare quella difficoltà. Allora, ciascuno dei nostri deputati rappresentava una categoria in sofferenza e chiaramente noi abbiamo scelto, ne abbiamo scelti circa 60, che erano quante erano le persone ieri, ma ce ne sarebbero molte di più. Andavano, voglio dire, dai parrucchieri ai musicisti, ai titolari di centro estetico piuttosto che i florovivaisti, i baristi, i ristoratori, i commercianti, le partite IVA, le microimprese, insomma, di gente molto in difficoltà ce n'è parecchia, perché da una parte appunto c'è molta confusione su questo tema delle riaperture e dall'altra il governo, mentre ad alcuni dice devi stare chiuso un altro mese in pratica, e non offre poi diciamo una concretezza per dire in ogni caso faremo del nostro meglio per aiutarti, perché il combinato disposto tra il fatto di dire stai chiuso un altro mese e il fatto che non sia ancora stata pagata la cassa integrazione di marzo in pratica è una cosa che francamente no. E terrorizza le persone e ormai diciamo anche il rischio che insomma che questa disperazione possa diventare una bomba sociale, secondo me c'è e va contenuto con iniziative concrete e anche cercando di ascoltare. Ma cosa risponde, scusi la interrompo, l'onorevole Meloni, a Salvini che ha liquidato la faccenda dicendo che i problemi non si risolvono con un quarto d'ora in piazza? Per carità, certo che non si risolvono con un quarto d'ora in piazza, si risolvono in Parlamento, e infatti noi siamo andati in piazza a chiedere che il Parlamento possa come posso dire la sua, perché poi l'altra cosa drammatica di tutto questo è che noi non ne sappiamo nulla. Cioè, quando l'altra sera Conte ha fatto l'ultima conferenza stampa, che ha generato molta confusione, molta ansia, molta arrabbiatura, io sono stata subissata di sms di persone che mi chiamavano, che mi chiedevano un'autentica interpretazione delle parole di Conte. E io ho dovuto fare una diretta Facebook per confessare che non ne sapevo assolutamente nulla, perché nessuno ha confrontato con noi queste materie. Però se si poteva accettare dopo una settimana, perché eravamo in piena emergenza, dopo due mesi, che ci siano, non lo so, 4, 5, 6 persone, io non so quanti siano a decidere, che decidono della vita, della libertà, dei diritti fondamentali di milioni di persone, senza consultare minimamente il Parlamento italiano, a me non sembra più una cosa normale. E io lo devo dire. Onorevole Meloni, una Costituzione che sui diritti fondamentali è molto, giustamente molto rigida, non lo dico io, lo dice gente molto più diciamo titolata di me. Titolata. Allora, ci faccia capire un po' che cosa non le piace proprio di queste decisioni del 4 maggio, cosa avrebbe fatto di diverso? Allora, guardi, la prima cosa che io avrei fatto di diverso, che riguarda il tema delle aperture, è, atteso che non sono io a dire quando si deve riaprire, perché io, a differenza del governo, non ho questi 450 esperti che mi spiegano
appunto i rischi del contagio, della ripresa del virus. Quindi questo non lo devo stabilire io, non lo posso stabilire io perché non ho gli stessi elementi del Premier. Però se tu stabilisci che è arrivato il momento di riaprire, quello che non puoi fare secondo me è discriminare interi settori. Cioè tu non puoi dire questa categoria riapre, codice Ateco, questa categoria non riapre, codice Ateco, perché le persone, le vite non sono codici. E secondo me il governo si deve assumere la sua responsabilità. Qual è la responsabilità? La responsabilità è dire: queste sono le prescrizioni di sicurezza che per me sono necessarie affinché qualcuno possa lavorare. Queste sono le distanze, questi sono i presidi medici, diciamo di protezione, queste sono le sanificazioni che vanno fatte tot al giorno. Temi, apro e chiudo parentesi, che Fratelli d'Italia pone dall'inizio, perché dall'inizio di questa emergenza non abbiamo mai fatto una critica senza avere anche una proposta, chiusa parentesi, e dici: chiunque sia in grado di garantire che può rispettare queste prescrizioni, riapre. Ma no, tu riapri, tu no. Perché non puoi dire che condanni interi settori in base al loro codice Ateco a non riaprire più. Ma quando lei dice ai parrucchieri che riapriranno il 1° giugno, che poi non è il primo perché il primo è lunedì, non è il 2 perché il 2 è festa, è il 3 giugno, che fra quasi 40 giorni, ma ce lo abbiamo presente che non riapriranno? E noi rischiamo la desertificazione di interi settori economici, primo. Secondo, ripeto, il tema della velocità, della lotta alla burocrazia, di dare risposte certe, è un tema fondamentale. È intollerabile che non sia ancora stata pagata la cassa integrazione. E guardi che anche questo lo avevamo previsto. Lo avevamo previsto quando, per esempio, ponevamo il problema dell'obbligo di contrattazione sindacale. Lo avevamo previsto quando chiedevamo un rapporto diretto che tagliasse i passaggi intermedi, perché secondo la nostra burocrazia è normale che quella cassa integrazione non sia ancora pagata, ma non puoi in un momento come questo considerare che è tutto fermo e la burocrazia rimane tal quale. Terzo, le risorse. Questa roba del decreto liquidità è una fregatura soprattutto per le microimprese, quella della garanzia al 100%, perché la garanzia al 100% dello Stato consente alle banche di utilizzare quella garanzia anche per rientrare dei prestiti pregressi. Basta che do all'imprenditore il 10% in più. Cioè, se io avevo un prestito pregresso di 10.000 euro, basta che la banca arrivi a 11.000, cioè mi dà fisicamente 1.000 euro, e si prende la garanzia statale al 100% su tutto. Allora, non ci serviva in questo momento un altro decreto per aiutare le banche e che alla gente normale, alle piccole imprese che stanno morendo degli spiccioli. Sono cose concrete che a me piacerebbe discutere da qualche parte, ma che per ora non si sono discusse. Onorevole Meloni, parliamo un po' di opposizione. Quante opposizioni esistono? Perché abbiamo già sentito del, come dire, differente sentimento rispetto alla piazza di ieri, ma poi ieri ha parlato Silvio Berlusconi e tra le cose ha detto: assurdo rinunciare al prestito del Fondo Salva Stati. Ha detto: i sovranisti hanno creato gran parte dei danni in questo momento che stiamo scontando a livello europeo. Ora, per uno che è vostro alleato, ci sia permesso dire, anzi, come direbbe lui, ci consenta, non esattamente musica. Cosa risponde? Che non sono d'accordo, come ho sempre fatto. Intanto non si può oggettivamente dire che sono i sovranisti che hanno creato i problemi che abbiamo in Europa, a meno che non si voglia sostenere la stessa tesi che sostengo io da tempo, cioè che i veri sovranisti sono i tedeschi o i francesi o quelle nazioni che hanno sempre interpretato l'Europa come fosse qualcosa su cui banchettare a spese di tutti gli altri. Su questo sono d'accordo, perché poi bisogna intendersi su cosa sia il sovranismo e su chi meglio lo rappresenti. A me pare che uno come Macron, che nazionalizzò i cantieri di Saint-Nazaire perché la Fincantieri, cioè un'azienda italiana, aveva vinto la commessa per lavorarci, e quello sia nazionalismo, non quello di chi chiede un'Europa che si occupi di tutti allo stesso modo e che non abbia figli e figliastri e che non sia lì a spiegare a noi, come fanno gli olandesi, che dobbiamo rispettare le regole, quando loro hanno in piedi uno dei più grandi paradisi fiscali d'Europa per fregare risorse ai paesi, agli altri paesi membri. Quindi, voglio dire, sono sempre titoli, etichette, ma se poi si va a guardare le cose sono un po' diverse. Sul MES io non sono d'accordo neanche qui, perché dobbiamo rinunciare a 36 miliardi? Pare che ce li stiano regalando. Signori, vi comunico che i soldi non ce li regalano, ce li prestano. Ci prestano soldi nostri, perché noi nel Fondo Salva Stati ci abbiamo messo 15 miliardi di euro finora e ci siamo impegnati a metterne 125. E loro ci riprestano i soldi nostri e ci chiedono gli interessi sui soldi nostri che ci prestano. Chiaro?
Per cui io dico che sarebbe molto più serio riprenderci i nostri 15 miliardi di euro e non dover pagare interessi a nessuno, primo. Secondo, non è vero che non ci sono condizioni, perché sono prestiti e i prestiti hanno delle condizioni. E se lei legge le interviste del direttore del MES che ha fatto, credo, una settimana fa, il direttore del MES, quindi non io, pericolosa sovranista, il direttore del MES dice che le condizioni cosiddette light, cioè quelle per il quale tu prendi questi soldi e non ti entra la troica dentro casa, durano fino alla fine dell'emergenza. E dopo due righe dice che per loro la fine dell'emergenza è fra un anno. Quindi o l'Italia pensa di restituire 36 miliardi di euro in un anno, o quella è una trappola per topi. Ti fanno vedere il formaggio, ti prestano 36 miliardi di euro tuoi, ti dicono non ti preoccupare, non ti entra la droga dentro casa. Dipende dall'accordo che prenderanno gli stati. Onorevole, dipende dall'accordo che verrà preso a livello di capi di Stato e di governo, però questo va detto, altrimenti sembra che certo, questa sia la legge da qui al futuro. Dipende finora, dagli accordi che ci saranno. Questo finora è quello che hanno detto i tedeschi. Ad oggi. Che le comunico sono quelli che in Europa, diciamo così, alla fine no, hanno una voce in capitolo. Poi vedremo quali saranno le condizioni, ma io sono certa di quello che sto dicendo. Chiaro? E siccome lo abbiamo visto che cosa è accaduto, in Grecia con il fondo salva stati, io non rischierei. Perché la Grecia, quando entrò nel fondo salva stati, ha dovuto dare via tutte le sue infrastrutture strategiche. Storia completamente diversa, però lei converrà. Curiosamente, molte di queste storia completamente sono di proprietà di aziende tedesche, ok? Per cui io vorrei evitare che accadesse. E siccome purtroppo non mi fido degli interlocutori, perché anche in questa occasione, lo dico su, per esempio, gli Eurobond, mi pare che la Germania, mentre noi contiamo i morti, preferisca contare gli spiccioli che potrebbe perdere di interessi sul debito nel caso degli Eurobond, dico, siccome mi è parso che dall'inizio di questa emergenza il virus sia stato considerato da alcuni partner europei come una occasione per arrivare a obiettivi che hanno da tempo, come far ripagare il debito italiano ai risparmiatori italiani, per intenderci, quindi mettere le mani nei conti correnti, e anche questo è dimostrabile, io diciamo non starei sereno, e quindi penso che sarebbe più intelligente dire: scusate, MES, ci ho messo 15 miliardi, sono in difficoltà, in questo momento non li posso tenere 15 miliardi, mi riprendo i miei soldi e non devo pagare. Onorevole, dobbiamo purtroppo salutarci. Chiara. Sì, posizione chiarissima, grazie davvero per l'intervento di grazie oggi, buon lavoro, a presto. Grazie, buon lavoro a voi, buona giornata.